le società come le agenzie costruirsi internamente delle capacità di consultancy. Non so se mi sono Sì, spiegato. Cioè, quindi secondo me il tema è questo. E poi, secondo me, l'altro tema che per me è ancora più rilevante è chiederci che cos'è la comunicazione oggi per un'azienda. Perché se fino a un po' di anni fa era un elemento veramente chiave, no? Che poteva dettare il successo, la crescita globale o la scomparsa e l'insuccesso di un'azienda, oggi che ruolo ha per un'azienda la comunicazione? Cioè, vogliamo ammettere, dirci che forse è diventato un po' meno importante, o forse possiamo dirci che la comunicazione può avere nuova vita se trova un nuovo modo di, come dire, di darsi un significato? Cioè, perché per l'amministratore delegato non è importante la comunicazione, mentre negli anni 80 i direttori creativi prendevano a pesci in faccia gli amministratori delegati che chinavano la testa e stavano zitti. Se mi Sì, vabbè. permetti una Sì, battuta. questi sono un po' dei miti anche, cioè magari un paio di Sono delle leggende. direttori creativi, sì, ma Ovviamente scherzo, però cioè, capisci che c'è questa differenza. Ma allora, secondo me, noi dobbiamo chiederci come cosa diventa la comunicazione. E che ruolo può avere per tornare ad essere rilevante per un'azienda? Perché altrimenti, cioè io penso che la consulenza dell'amministratore delegato ci vada e ci arrivi, ma l'amministratore delegato ha, anche noi ci interagiamo con alcuni, anche di grandi aziende, cioè vede il progetto finito e deve soltanto dire un ok o KO, che di base, se il suo team ha lavorato bene, è un ok, a meno che non ci siano problemi di sì. budget da Sai stimare. qual è la differenza? Che all'inizio il marketing non era nelle aziende, cioè le aziende non sapevano fare il marketing, per cui il marketing era all'interno dell'agenzia e le aziende dicevano: ah, noi non sappiamo fare il marketing, per cui quello che dice l'agenzia è oro colato, no? Sono i tempi in cui un paio di direttori creativi prendevano anche a pesci in faccia l'amministratore delegato, ma proprio perché non c'era questa competenza. Poi le aziende l'hanno introdotto dentro il marketing e lì sono cambiate le cose. Oggi c'è uno scenario che secondo me è molto interessante perché tutta questa complessità, no? Perché c'è una complessità da TL, BTL, digital, ha reso veramente tutto complesso. Può essere un'opportunità per le agenzie di fornire alle aziende quella consulenza che fino adesso hanno avuto in casa. Secondo me sì. E tra l'altro, quando dicevo dobbiamo imparare dalla consulenza, a mio avviso dobbiamo capire come portare un valore concreto e tangibile, no? Cioè, io, per esempio, se mi ricordo i primissimi passi di caffeina, ricollegandomi un po', no, a quello che ti dicevo quando collaboravo con i clienti, ho sempre cercato di non portare il progetto che fosse più bello, ma quello che potesse funzionare di più, proprio nella consapevolezza che il nostro cliente come manager, non solo come azienda, ma il nostro cliente manager è valutato anche sul lavoro che fa l'agenzia. E quindi nel momento in cui sceglie te piuttosto che un'altra, cioè, ti sta mettendo in mano anche un po' del suo futuro professionale, della sua valutazione, del fatto che diciamo, riuscirà ad avere l'avanzamento di carriera, che si costruirà una reputazione più solida, che potrà trovarsi sul mercato un nuovo lavoro in virtù dei risultati che ha raggiunto, no? Cioè, dietro la scelta di un'agenzia, secondo me, c'è molto di più. E se vuoi, questa consapevolezza, a mio avviso, cioè, credo che ci sia un po' di più nella consulenza. Se vuoi, la consulenza può essere più vicina al cuore del business, paradossalmente, nella mente del cliente rispetto a quanto non fa la comunicazione. Senti Tiziano, giusto per chiudere, ti faccio una domanda secca, no? Visto che non mi vuoi dire esattamente fra 5 anni, io ti faccio una domanda. Fra 2 anni, e metto insieme i due temi, no? Fra 2 anni ti trovi in un pitch, ok? Con altre due agenzie. Quali sono le altre due agenzie con cui ti vorresti trovare e su che tipo di pitch? L'ambizione è quella di riuscire ad avere, sai, da una parte vedere Huge e dall'altra vedere Droga 5, non sarebbe brutto, no? Cazzo, addirittura internazionale, Ma sì, ma perché tanto, cioè, eh? oggi se ti devo dire Ogilvy, già ce l'abbiamo su Telltower, se devo dire
Alchemy è già seduta al tavolo, cioè qualsiasi agenzia che c'è in Italia noi oggi la incontriamo, quindi anche a livello di benchmark, nonostante in Italia ci siano agenzie che fanno ottime attività, e tra le agenzie creative c'è Publicis che forse in questo momento quella Sicuramente, più sì. wow, senza dubbio. Però se oggi ti dovessi dire le agenzie, cioè, mi piacerebbe avere dei benchmark che non sono italiani, che sono quelli su cui cerco di tararmi come esperienza. Anche RGA è molto Beh, figo. sì. Vabbè, Droga 5 era già chiaro il tuo livello di ambizione, ok? È arrivato, il messaggio è arrivato, non ti preoccupare. Con molta umiltà, ma con ambizione. E il tipo di pitch, secondo me ci sono tante attività che possono essere estremamente interessanti per chi fa il nostro mestiere, che sono molto diverse tra di loro. Sicuramente una cosa che ci stimolerebbe tantissimo sarebbe accompagnare e lavorare come estensione di team di un'azienda, non solo alla comunicazione, ma anche allo sviluppo di un servizio, di un prodotto per il cliente. Cioè lavorare insieme, quando ti dicevo per il marketing moderno, no? Non dicevo soltanto sulla vecchia connotazione online-offline dei media, ma in realtà se tu parli di marketing, la comunicazione è solo una delle leve. Certo. Hai la distribuzione, hai il prodotto, hai il prezzo, hai la competizione, cioè hai tantissime leve. Secondo me, e quella sarebbe la cosa che mi stimola di più, cioè riuscire a supportare un cliente nel pensiero, nello sviluppo di un prodotto, nella sua distribuzione, nel suo successo, nel suo lancio, nella sua comunicazione, nella sua valorizzazione, nella sua crescita. Quello è il tipo di pitch che oggi darei, non dico un rene, ma Diciamo, ti piacerebbe. che vorrei affrontare, che vorrei affrontare. Ed è anche quello dove secondo me noi come agenzie, se parliamo di creatività e non la leghiamo solo ed esclusivamente a una creatività di comunicazione, no? Ma se parliamo di creatività, come io amo dire all'italiana, quindi molto di problem solving, molto di innovazione, no? Di ricerca del nuovo, quello secondo me è un po' il paradiso a cui un'agenzia potrebbe voler accedere e a cui io mi auguro di poter arrivare un giorno. Tiziano, sei partito tranquillo, caffeina, sai, da dove siamo partiti, io e i miei soci, l'università, hai finito col boss, Droga 5, grande, Ragazzi, lui deve essere umile ma ambizioso, grande. insomma, Sì, senza arroganza. interessante, potrebbe essere il tuo payoff, umile ma ambizioso. Grazie mille, è stata una bellissima chiacchierata, spero che ci vedremo presto dal vivo, anche perché dal vivo in realtà non ci siamo mai parlati. Grazie Tiziano, a presto. Grazie a te, Mizio, grazie a te. Magari ci vedremo in Liguria se mi inviti per un Ah, pranzo di cena. certo. Vengo a Dai. trovarti volentieri. E grazie anche alle persone che ti seguono e che insomma, un po' di cultura del settore. Ciao. Podcast è il podcast di Mizio Ratti. È stato ideato e prodotto da Mizio Ratti. I testi sono di Mizio Ratti. Gli stessi contenuti potete leggerli anche su mizioblog.com, che guarda caso è il blog di Mizio Ratti. E ora, arrivederci, indovinate un po', da quell'egocentrico di Mizio Ratti. Al prossimo podcast.